Non lo sapesse, la mitica sigla RS che accompagna questa 911 è l'acronimo di REN Sport, di fatto le due letterine magiche che identificano i modelli più estremi della casa di Zuffenhausen. E sempre per chi non lo sapesse, sono solo due i modelli che in casa Porsche si fanno chiamare così. Parliamo della 911 GT2 e di questa cattivissima e ancora più estrema GT3, chiaramente RS. Rispetto all'annata precedente ci regala qualche aggiornamento ad hoc per migliorare il piacere di guida e rendere questa coupé perfetta per scendere in pista. Esteticamente ha solo qualche lieve ritocco, che ha coinvolto pochi dettagli come le prese d'aria, i cerchi e i fari. Il piatto forte sta sotto la lamiera. A dare del filo da torcere alla gran parte delle dream car presenti in listino ci pensa un motore boxer a 6 cilindri per 4 litri di cilindrata. Lo stesso della GT3 normale, ma potenziato, e capace di raggiungere in questo caso i 520 cavalli. Le cambiate sono fulminee, anche grazie alla nuova taratura della trasmissione automatica PDK a doppia frizione e 7 marce. Numeri che regalano altri numeri, sempre più interessanti. Lo 0-100, ad esempio, è una pratica che si chiude in appena 3 secondi e 2 per una velocità di punta formato Formula 1 di 312 km orari. Chi vuole davvero usare può infine dare un'occhiata al pacchetto Club Sport, che comprende la gabbia di protezione interna, l'estintore, le cinture di sicurezza con 6 punti di ancoraggio e l'interruttore per disconnettere la batteria, obbligatorio per le auto da competizione.